Salve, lettera R. R come rema. Ci sono diverse versioni su questa definizione, che comunque è un elemento di legno che viene usato nella fabbrica veneziana soprattutto. Secondo il mio amico Barbisan, la rema è quell'elemento di legno che viene inserito nella muratura di mattoni o anche di pietra, che serve per appoggiare il solaio, le travi del solaio. Questa, secondo Barbisan, è la rema. E io propendo per questa definizione e per questo impiego. A Venezia li ho trovati spesso in opera ancora, anche se il problema è proprio che spesso la rema può marcire e quindi non svolge più la funzione a cui era stata pensata. Secondo invece Concina, la rema è l'elemento o gli elementi lignei che servono per ordire un tetto. Queste sono reme e remenar, che significa ordire, apparecchiare, ordinare, remenar è l'atto di realizzare questo graticcio. Remenar. Comunque sia, ha una funzione, nel caso di rema intesa, come cordolo di legatura, della muratura. Il pericolo è appunto quello del marcimento. E di solito la rema veniva fatta di radice e anche qualche volta di rovere, che sono materiali più durabili. Grazie.